Non fai mai dolci? Sembra blu, sembra di stare in acqua. Ho fatto la crema pasticcera. Ha fatto la crema pasticciata. E adesso andiamo a mettere... Che cos'è? Pan grattato? No, cioccolato bianco. Ah. E teniamo un po' da mettere dopo sopra. Wow. Hai visto che roba? Te visto che roba? Adesso lasciamo che... Guarda, già si sta sciogliendo. Guarda, perché... guarda, già si sta sciogliendo. A piccoli pezzi. Oh, si è già sciolto tutto. Wow, quindi possiamo mangiare. E cosa bevi? Solo quello? C'è da fare anche un po' di croccante. Non l'hai ancora fatto? Il croccante è gli Oreo. Sono gli Oreo. Che noia. Mo, abbiamo solo queste cose, ti arrangi. Ma che noia che non è ancora pronto. Semplicemente si sbriciano. Un Oreo per tazza. No, io ne voglio due, a me due. Da questa parte ho fatto il Philadelphia con un po' di zucchero di canna e un mezza barretta di cioccolato fondente. Ed è venuta questa mousse, no? Adesso mettiamo nei bicchieri la crema pasticcera. Adesso si distrugge. Sì, io ne voglio due. L'Oreo. Due. Tutti quanti sappiamo chi è che fa il tris. Poi si mette questo. Che impariamo qua, muscoli e paura. C'era un pezzo di cioccolato ancora intero. Adesso prendiamo questo qua, che è la granellina di cioccolato bianco. Mettiamo un po' di granellina sopra. Wow! Le granelline! Quanto ami i lapini perché ti fa ste cose? Molto, sono 6 giorni che voglio un dolce. E questi sono... I dolcini. Buon appetito, Pini. Buongiorno, io e Andrea stiamo andando, oddio, a far colazione, che poi mi accompagna in stazione. Fanno rima. Sono tra 10 minuti di prendere il treno. Hai ragione, quindi niente colazione, sono nella camera. Sono le 11:10. Ha fatto tardi. E quindi... Non ce l'hai alle 11:20, scusa. Speriamo di non perdere il treno. Vabbè, che tanto ce n'è uno ogni tipo 20 minuti. Però mi vediate, c'è una luce pazzesca. Sono sul treno, come vi ho detto, sto andando a Milano. Ho fatto colazione alla fine da sola. Andrea mi ha lasciato da sola. E perché non c'era parcheggio. E cioè, in realtà c'era, però era col parchimetro. Non avevo voglia di pagare, quindi è andato via subito. Tra poco sono arrivata. Siamo precisamente a Milano Certosa. Quindi 5 minuti arrivo a Milano. E mi stanno già aspettando per una cosa che dobbiamo fare, ma non vi voglio svelare niente perché è una cosa molto figa che voi vedrete sicuramente settimana prossima. Infatti mi sono portata il mio computer con la mia nuova custodia che avevo preso alla Media World con la Lu, che poi era andata a cambiarla perché c'era questo spazio assurdo. Cioè, se voi avete un Mac da 15 e magari sapete come fare per la custodia più grande, perché questa qua in realtà è tipo enorme. So che sono tutte da 15,6 perché tipo il MacBook da 13 arriva a 13,3 e 13,3 in realtà 3 cm, ma neanche sono 3 cm alla fine, sono pochissimi, cioè non balla tantissimo. Invece questo da 15,6 cioè c'è veramente uno spazio enorme, quindi mi dà un sacco fastidio. Grazie. Buongiorno, guardate, siamo al live come avete intuito. Infatti c'è scritto dietro Andrea live. E abbiamo preso la caramella apple pie, che l'ho presa anch'io stavolta. La tua fetta è più grande. Hai visto le mie dimensioni? Ah, perché danno le fette in base alle dimensioni delle persone? Ovvio. Quindi se arriva un omino Michelin gli danno una torta praticamente. Com'è? Com'è stato? Io invece ho preso il chai latte e non vedo l'ora di assaggiarlo perché di solito lo faccio io, come sapete. E sempre solito bicchiere figo, quindi buona colazione, Pini. Allora, ovviamente al ritorno Gloria ha visto una panetteria e si è fermata a prendere il mondo. No, perché io ho un problema col cibo, con le focacce, perché mi piace tipo il pane con l'olio e il sale. Tant'è che quando sono a casa che ho il pane fresco, che non succede spesso purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna perché sennò sei una botte, mi faccio il pane con l'olio e il sale. Mamma, che bontà divina, tipo delle bruschette fresche. Quindi adesso ho preso le mie, queste focaccine sono la fine del mondo, sono super morbide,
Non hanno neanche tanto olio, né? Cioè, non hanno per niente olio. Oddio, c'è una tipa rossa con una macchina rossa. Capelli rossi dello stesso colore della macchina rossa, era tutta in tinta, rossetto rosso. Non avrà portato la macchina e gli avrà detto: voglio i capelli di questo colore. Dentro dal parrucchiere. Usando la vetrina del parrucchiere. Esatto. Ehi, ciao, voglio i capelli di questo colore. I capelli di questo colore. Questa focaccia, come direbbe Human Safari, è untissimo. Oh mio Dio. Non mettere fame alla gente. Mio Dio. Ma metti fame alla gente così. No, è buonissimo. Magari lo guardano alle 3 di mattina, non devono uscire a cercare una focaccia perché tu gli hai messo fame. Esatto, magari una incinta mi guarda, esatto, e mi odia perché dice: voglio questo, voglio quello. Tornando sempre tema cibo, il chai latte era qualcosa di pauroso. Voglio quella polvere che hanno loro e farmela a casa. Avevano dei barattoli con scritto chai, vaniglia, matcha, quindi ci sarà sicuramente il... Match apostrofo ai c'era scritto. Matchai? Matchai. Matchai il matcha. Ok, siamo tornati a casa dopo una lunga giornata di giretti. Non lo dire! Andrei caduto dalle scale. Perché ha fatto il pirlo. Ha fatto il pirlo. Stavo per accendere la luce perché è buissimo. Ha fatto il pirlocchio e quindi si è fatto male perché... lui quando sale le scale fa sempre così, alterna i piedini e allora è scivolato. No, così come si sembra che sale. Fa tipo così, fa ta 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 ta, e sale gli scalini così, perché ogni volta lo fa per farmi innervosire, perché ogni volta dico: va che cadi, e lui guarda, guarda. Stavolta sono stata zitta dentro di me, dicevo: ma se cadesse una volta almeno non lo fa più, e infatti è caduto. Cioè praticamente gliele ho mandate io, si è fatto male a piede, ma continua a dire: no, non è vero. Abbiamo cazzeggiato un po' sul divano a guardare la tele, tutti i programmi di cucina, infatti c'è ancora la... Alice, no, che è? Oddio, Alice non lo fanno più, quanto lo amavo Alice. Cioè non lo fanno più, su Sky non c'è più, ma è sul digitale. Gambero Rosso, infatti adesso stanno andando Camilla, che la vedevamo tempo fa quando abitavamo nell'altra casa, che faceva le conserve di Camilla. Poi siamo andati a fare un giro da MediaWorld che abbiamo preso. Io ho preso questo qua a Casanova, perché dentro Casanova, cioè dentro MediaWorld c'è Casanova. E ho preso questo qua, 1,80€, che sarebbe quello per... in realtà c'è il rosso e il giallo che si usa per il ketchup e la senape. E qua dentro normalmente, tipo nelle robe americane, nei diner americani ci sono questi. E io ho visto che li usano anche per tipo per fare i dolci, quando magari fanno la glassa, quelle robe lì, o che ne so, il caramello, sopra anche da Starbucks lo usano per fare le guarnizioni. E quindi l'ho preso proprio per guarnire... I miei caffè latte. Adesso ho preso anche al Dolce Risparmio, che è un negozio che c'è a Gallarate, enorme, che vende tutta roba dolciosa. Ho preso il caramello, che vabbè, lo stesso che trovate tipo al supermercato, però gli mortacci, 2,50€ di caramello. Infatti ho detto: boh, magari li troverò i cosi giganti, invece no, niente topping al caramello in formato gigante, famiglia e conveniente, non c'è. Sì, ma che posti top che fanno sempre questi programmi di cucina, ti fanno passare la voglia di vivere. Cioè ti guardi casa tua e dici: ok, bella merda. Abbiamo fatto le pizze, la mia è già pronta. Adesso la vedete meglio, la mia è pronta. Quella di Andrea ancora dentro. Adesso che ci sono i fichi, che se ne trovano pochissimi, infatti Andrea è riuscito a prendermi questi qua, sempre dell'S lunga bio. L'ho fatta così, perché in realtà mi piace moltissimo. Ce ne sono tre che ho messo nella mia top 3. Che sono questa qua, quindi con lo Zola e i fichi, Zola e mele, e poi quella rucola, grana e pomodorini. E io sono qua con questo casotto che sto montando un video che voi avrete già visto, perché è il video del Mi Preparo con Voi. Buongiorno, io mi sono appena lavato i capelli e stavo... cioè è arrivato un pacchetto che ha ritirato Andrea, che è questa cosa che ho su indosso adesso. Ve la farò vedere meglio allo specchio. È una maglietta, cioè una specie di... come si chiama? Kimono leopardato, e un pantalone. E non pensavo che la loro M fosse tipo gigantissima. Arrivano direttamente da Brooklyn, da una marca che si chiama The Elephant Pants, che è una marca favolosa per tutte queste cose molto Indian style. A parte questo, che è un modello che mi hanno inviato loro, che è una nuova uscita, se non erro.
E me l'hanno mandata proprio per far sì che la facessi vedere in un video o in qualche foto per parlarvene. Più che altro non tanto dei prodotti che, vabbè, ovviamente se andate sul loro sito trovate un sacco di robe carinissime, a meno che a me piacciono, però a parte questa cosa qua, che veramente mi fa schifo, infatti la userò come pigiama. La cosa bella di questo sito è che il 10% del ricavato di ogni vendita va all'aiuto degli elefanti. Potete leggere comunque meglio sul sito tutti i dettagli, ovviamente in inglese, però vabbè, c'è Google Translate. Se non capite niente, sono molto sexy. Che cos'è sta roba? E questo è il pacchetto che mi è arrivato. Infatti, come vi dicevo, se andate su theelephantpants.com, intanto, cambio di vestiti. Mi sono cambiata perché non potevo rimanere così, a parte che era da lavare. Sto facendo il caffè americano per me e per Andrea. Poi mette Giorgione Orto e Cucina la mattina, che ti viene proprio una fame. Cosa hai fatto mentre salivi? Facevi i tuoi giri così? E non sei caduto? No. Ah, neve? È un Wow! cartone, non è neve, non ci vedi? Che cos'è? Wow! Ah, mi era arrivata la mail, infatti. Copre brufoli e piccole imperfezioni, corregge grigiore occhiaie. Siamo pronti. Dopo un intero pomeriggio di full immersion nel computer, che poi ha smesso di funzionare ovviamente il Linkem. Io tra l'altro ho chiamato e buonasera, c'è un disservizio nella vostra zona, quindi pigliate e non userete internet fino a che non lo decideremo noi, questo ghetto da parte di Linkem che non funziona mai praticamente. E io voglio la fibra ottica, non ce la faccio più con questo internet. Stiamo uscendo, ci fiondiamo a Gallarate, che andiamo in questo posto dove praticamente fanno la pizza con impasti diversi. C'è questa musica che ti fa muovere le anche, a mo' di brasilero. Prendimi le fiche. No, basta Fisherman. Allora, sono un bel po' di giorni che Andrea ha finito le Fisherman. Praticamente da quando sono andata dalla Quando Lu. tu me le hai rubate? No, tu me le hai messe nel coso di queste Fisherman. Le ha messe nel mio zainetto dicendo vai, vai a Milano con le Fisherman. E io, ma mo' è l'ultimo pacchetto. Tienilo, tienilo tu. Poi ovviamente è finito. Adesso è in crisi di astinenza di Fisherman. E non può più dire volete una Fisherman Friends? La caramella più forte che c'è. Non ne ho più. Non ne hai più. Come cammina Spavaldo contro la bora invernale? Siamo al ristorante, come vi avevo detto, e io ho preso la mia normalissima pizza, ma guardate che figa che è, proprio Napoli style. Oh! Che cos'è questo invece? Scrofiola. Wow! Guardate quella della sangue, guardate. Se sei incinta, non guardare questo video. Diciamo che cosa hai fatto per quello che non mangi? Perché ti sei mangiato un pacchetto intero di caramelle alla Coca-Cola. Non ho mangiato nessun pacchetto. Ti hai mangiato 500 calorie di caramelle. Ok, vediamo le composizioni. Stai facendo l'omino di pan di zenzero. Ti prego, fallo. Ok, allora questa artista di nome Sara ha creato questa bellissima composizione. No. Oh no, che tenero! È molto caruccio. È contento perché adesso lo mangerai. Allora, momento planning, siamo tornati a casa. Ciao! Io ovviamente non ho ancora internet, quindi sto sperando ogni 3 secondi che ritorni la linea. Infatti adesso volevo. Perché non va internet? Volevo comprare i biglietti per andare a vedere Graham Candy il 19 ottobre, che l'ho segnato qui. Odio che io ho gli occhi Swiffer, mamma mia, che nervoso. Sono molto triste perché non posso programmare al meglio queste cose perché non ho internet. Cioè, bestiale quanto il mondo giri intorno a internet. È assurda questa cosa. Buongiorno, io mi sono svegliata prestissimo oggi perché devo andare a Milano. Devo vedermi questo pezzo della mattina con la Lu perché mi doveva dare un pacchetto, però poverina sta male. Ho una paura assurda di ammalarmi perché fa freddo. Andrea adesso sarà di là, non fa freddo. No, stamattina quando mi sono svegliata che era tutto buio. Mi sono cagata perché ho detto, mi sembrava il rumore di una scimmia, c'era l'etichetta della maglietta. Mi sono cagata perché ho detto, no, vabbè, adesso vado fuori, non ho né sciarpe né niente perché tutta la roba invernale ce l'ho messa via. Ho visto che è uscito il sole, quindi sono già più tranquilla. Sono qua in stazione, alla fine ho preso il treno quello dopo. Io e Andrea siamo anche andati a fare colazione nel frattempo. O sono io che ho le tempistiche del cavolo e accendo la videocamera quando c'è qualcuno che fa rumore. Oggi è stata una giornata full immersion in video che poi alla fine non è stato montato. Come sapete, per me oggi è venerdì, quindi l'ultima giornata del weekly. Questo ultimo weekly sarà caricato su questo canale.
Perché dici questo canale Gloria? Perché da stasera, o meglio, da quando mi ridaranno internet, creerò il secondo canale che voi troverete nell'info box, che sarà Fairland, quindi il nuovo canale dedicato ai vlog. Perché lo creo? Perché già da un po' che lo volevo fare, aspettavo delle conferme da me stessa, tipo non sapevo se crearlo o meno. Poi tutti quanti mi hanno detto no, crealo, guardati, io ti prego. Quindi weekly, d'ora in poi, li vedrete solo su quel canale lì. Mi raccomando, se volete essere aggiornati e sapere quando li caricherò e vederli, ovviamente iscrivetevi, trovate tutto qua sotto e selezionate la campanellina per far sì che vi arrivino le notifiche anche su questo canale, mi raccomando, così ogni volta che caricherò un video lo saprete. Tra l'altro oggi non funziona ancora Linkem, quindi in sintesi cosa facciamo? Andiamo dai genitori di Andrea, io lo provo a caricare là. Io spero che questi due weekly vi siano piaciuti, vi abbiano tenuto compagnia. Dalle prossime settimane ci sarà Gloria immersa in un sacco di cose fichissime. Mi dispiacerà un po' non vedere questi video sul mio canale, però davvero spero con tutto il cuore che mi seguiate anche sul secondo, perché sarà tutto là prossimamente. Niente, vi mando un mega bacione. Ciao! Ciao Fini! Ciao.